È tempo di bilanci, e in questi bilanci ci sono anche i giudizi, un po' no, così ormai è diventata una prassi che a fine stagione, diciamo, ci divertiamo, tra virgolette, a esprimere qualche voto sulla stagione appena trascorsa della Fortitudo Agrigento. Allora, Michele, è pronta questa, chiamiamola pagella. Sì, le pagelle sono pronte, domani usciranno su agrigentooggi.it, però possiamo dare qualche anticipazione, insomma, sulla stagione appena trascorsa. È stata una stagione sicuramente difficile. Tutti promossi? No, non sono tutti promossi, ovviamente, diciamo che ci sono i promossi e non dico i bocciati, insomma, i rimandati, ecco, quelli che sicuramente è meglio rivedere. Alla società abbiamo dato un 7, Aspetta, ma non anticipiamo i rispetto. voti, Ah, non ok. anticipiamo i voti. Anzi, anticipiamo soltanto due. Anticipiamo. Se vuoi ne anticipiamo due. Rotondo che vota 1. Rotondo ha avuto 9 perché effettivamente ha disputato una stagione strepitosa. E poi era tra quelli che nessuno considerava, insomma, tra i titolari fissi, era, diciamo, considerato un outsider. Invece lui ha smentito tutti con le sue prestazioni ed è stato veramente il top player di buona parte della stagione, anche con le diciamo, numeri alla mano. Quindi è pienamente. Complessivamente, poi nel dettaglio vedremo anche i voti degli altri giocatori dopo che sarà pubblicata la pagella, anzi invitiamo tutti i fan a andare a leggere la pagella sul nostro sito su agrigentooggi.it. Complessivamente la stagione della Fortitudo, come la giudichi? Ma Positiva o negativa? no, stagione è chiaramente positiva, non si può dire diversamente, anche perché alla luce poi delle difficoltà di partenza Però non che. sono mancate anche insufficienze e quindi dei bocciati. Certo, non è che tutto va preso in maniera, come dire, perfetta, ecco, la perfezione in questo senso non c'è stata, perché la perfezione sarebbe stata la promozione e quindi l'approdo, il ritorno più che altro in Serie A2. Però complessivamente la stagione è stata positiva, considerando le premesse di partenza che erano quelle della autoretrocessione e l'incertezza che pendeva sul campionato legata ovviamente alla pandemia, quindi c'erano i dubbi, il campionato poteva proseguire, si sarebbe disputato per Hai messo intero. voti anche al coach e al presidente? Sì, certamente. Dirigente, presidente. Perché non è riuscito il salto di categoria, Michele, prima di chiudere? Ma non è riuscito secondo me perché forse alla fine siamo un po' arrivati con come dire, la benzina, siamo arrivati in riserva, ecco, per usare un'espressione abbastanza comune in questo senso. Niente, probabilmente ci avrebbe aiutato un acquisto in chiave post-season, un giocatore normale, un giocatore fresco, atleticamente fresco, con un po' di punti nelle mani. Io Per spesso. allungare un po' la rotazione. Esatto, spesso, ecco, faccio un esempio, Torrenova, una squadra che ha fatto i playout, che poi si è salvata, si è fatta dare in prestito un giocatore dal Green Basket, un giocatore normale, Guerra in questo caso, che però aveva buoni punti nelle mani e infatti Torrenova alla fine si è salvata. Ecco, questo probabilmente avrebbe aiutato anche noi. È solo questa, diciamo, l'unica cosa. Tutto lì. Allora, pagelle su Agrigento oggi e poi nei prossimi giorni avremo modo anche di anticipare chi resta, c'è tempo perché poi la prossima stagione si sa inizierà a ottobre, quindi c'è tanto tempo, anticipare chi resta e chi parte. Beh sì, come ogni diciamo, fine stagione riparte il mercato e quindi a breve insomma, si saprà chi resta e chi no, ecco, quindi diciamo, inizia il totonomi, già magari qualche voce circola però sono tutte, diciamo, sono tutti dei rumors, quindi attendiamo ancora qualche giorno. Grazie Michele. Grazie a voi. Mica, scusami, ma detto tra noi, le pagelle della Fortitudo le possiamo pubblicare o ci devono bucare qualche ruota della macchina? Non Possiamo pubblicare, ci mancherebbe. mi far bucare le ruote delle macchine, mica.